Allora, gli interpreti che domani, gli 11 che domani scenderanno in campo dall'inizio, avranno le caratteristiche e tattiche quindi di poter interpretare sia il 4-3-3 che il 4-4-2, il 4-2-3-1, insomma. Quindi è la scelta che faremo in base a loro, in base a come decideremo di partire, se vorremmo partire con i due attaccanti centrali o se vorremmo partire con un centrocampo a tre, insomma, questo vediamo. Abbiamo le caratteristiche per poterlo fare senza operare in cambio, insomma. L'Udinese è una squadra che viene da una vittoria, non stava prima di questa vittoria importante che hanno fatto con il Verona attraversando un ottimo momento. E con questa vittoria che hanno ottenuto contro il Verona si sono tirati un po' fuori dalla zona calda e quindi verranno qui cercando di mettere la parola fine sul discorso salvezza, no? Perché con una vittoria il distacco potrebbe essere tale da farlo pensare, anche se la matematica poi non sarà matematicamente, diciamo, il punteggio. E quindi secondo me verranno qui per cercare di provare a vincere la partita o di provare a non perdere. Quindi al di là della tattica o del pensiero che avrà l'Udinese, ci interessa a noi perché abbiamo dimostrato che stiamo bene fisicamente, stiamo bene mentalmente, anche se veniamo da una sconfitta in uno scontro diretto, ma se vogliamo continuare a nutrire il sogno, tra virgolette, sogno salvezza, serve una vittoria.